Il Festival della Rete serve a divulgare l'opportunità. Non parliamo di fredda tecnologia, parliamo di conseguenze della tecnologia. Interessante Peter Sund, è un pensatore, un hacker forte, ha una visione diversa delle attività e di quello che è la rete, e volevamo confrontarlo con quella che è una visione magari più chiusa che oggi c'è in Italia, soprattutto passata nei media. Oltre a lanciare Pirate Bay, ha lanciato la piattaforma di micropagamenti, che è l'unica che sta finanziando WikiLeaks. Quello di Pirate Bay per una rete totalmente libera è un impegno sociale. E se Assange è nel mirino di tutti i governi, il sito per lo scambio file più famoso del mondo lo è in quello di Hollywood e delle major musicali, tanto che nel 2009 i suoi creatori hanno subito in Svezia una condanna in primo grado da 3 milioni di euro e un anno di prigione. Il tribunale pensa che dovremmo essere in prigione, ma non è una sentenza definitiva. Abbiamo l'appello alla Corte Suprema quest'anno o il prossimo, ma non pensiamo che la cosa vada avanti. Nessuno andrà in prigione. La condivisione di file è come avere una libreria che permette alla gente di inviare e avere informazioni senza censura. Questo è uno dei diritti fondamentali della gente basato sulla tecnologia di Internet. Se si censura la condivisione, si censura quel diritto. Nel 2006 ci fu il primo raid contro Pirate Bay e nel 2009 il primo processo. E da allora si parla molto di libertà di espressione non solo in Svezia, ma in tutta Europa. Penso che Pirate Bay sia il solo sito di scambio file ad avere problemi, perché dietro c'è un movimento politico. I nostri membri sono hacker, politici, artisti, e abbiamo un unico obiettivo, che la gente sia consapevole di questi argomenti. Il pericolo che rappresentiamo non è lo scambio di file. Quello che i governi o le multinazionali vedono come pericolo è cosa noi possiamo far fare alla gente. La tecnologia permette che la gente faccia delle cose. Di questo hanno paura. Non ci preoccupiamo tanto di WikiLeaks come organizzazione, ma come movimento di qualcosa che sta accadendo oggi. Condividere e fare trapelare le informazioni oggi è molto importante per la società. Quindi non è per aiutare Julian Assange o WikiLeaks, ma quello che rappresenta. Penso che l'Europa debba fare pressione sull'Italia perché diventi più democratica. In Italia avete un presidente del Consiglio che possiede tutti i media e controlla i pensieri della gente e le cose di cui la gente può parlare. Non è più questione di destra o sinistra, ma di accordi su basi comuni. Internet è una tecnologia distribuita, decentralizzata. Nessuno può controllarla centralmente. Si possono controllare alcuni nodi, ma non si può controllare integralmente. Se cerchi di bloccarla da una parte, passa da un'altra. Non ci sarà mai modo di censurarla.